Oh,
Ba 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 ba
saluto a tutti voi performer di questo pomeriggio. Abbiamo formato in questi giorni 6 nuovi cori, dei grandi cori di ragazzi e di voci provenienti da tutta Italia, e ognuno presenterà un capitolo di un racconto meraviglioso che riassume l'avventura corale di questi giorni. Innanzitutto grazie a tutti per aver partecipato, per esservi messi in gioco in questo festival meraviglioso che è organizzato da Feniarco, e vorrei all'inizio di questo concerto invitare sul palco il presidente Feniarco, Ettore Galvani. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi a dar di nuovo voce al Festival di Primavera. Come avrete sentito, noi quest'anno diventiamo maggiorenni, 18° Festival, e insieme a tutti voi, 21 cori che arrivate da tutta Italia, avete formato questo step, questo fine settimana di 6 grandi cori. In totale in questo festival abbiamo avuto 55 cori per un totale di 2.000 ragazzi, voi siete più di 700, e per noi è un piacere avervi di nuovo qui con noi, che fate risuonare questo stupendo teatro che ha visto tanti festival. È un'emozione rivedervi, è un'emozione sentirvi, ma sarà un'emozione rivedervi per il prossimo anno. Grazie e buon festival a tutti voi. Grazie a Ettore Galvani, presidente Feniarco. In sala ringrazio per la presenza Luciana Bartolini, consigliere regionale, e invece adesso invito sul palco chi ospita questo festival, la città di Montecatini, che ormai da 18 edizioni è una grande capitale della musica corale, della coralità scolastica a livello europeo. E con noi l'assessore al turismo del comune di Montecatini, Alessandra Bartolozzi. Buonasera a tutti e grazie. Un grazie sincero da parte di tutta l'amministrazione per essere qui con noi, per essere in questa città che ha una grande tradizione di musica, di un trascorso ormai glorioso e bellissimo. E voi oggi riempite appieno questa grande gloria. Che devo dire? Grazie anche al presidente Galvani per aver organizzato questo festival che ormai è diventato la 18ª edizione. Grazie ancora a tutte le famiglie che portano questi ragazzi e che dà energia pura per tutti noi. Ed è un impegno importantissimo e tutta la città ve ne rende veramente grazie. Il momento però è vostro e oggi è la vostra giornata, quindi davvero bravi e bravi ancora. Grazie. Grazie mille, grazie anche al Comune di Montecatini che ci accoglie con molto affetto. E ora è il momento, prima di imbarcarci in questo viaggio meraviglioso, di chiamare il capitano del Festival di Primavera, il direttore artistico Carlo Pavese. Grazie a tutte voi e a tutti voi. Io vorrei solo esprimervi il mio sentimento di gratitudine, ma dirvi che è stato molto profondo in questi 4 giorni, dal primo momento, percepire tutto l'amore che c'era in questo festival, l'amore per la musica, per il canto, per chi canta con voi, per le persone che vi ascoltano, per le persone per cui cantate, per chi vi dirige, per chi vi ha accompagnato qua, per chi rende possibile tutto questo. So che la parola amore a volte è un po' abusata, ma la mia sensazione è che se si ama davvero quello che si fa e se si amano davvero le persone con cui lo si fa, è una specie di prima ricetta magica per la propria felicità e attraverso quella per rendere il mondo un posto migliore. E quindi la mia gratitudine oggi è anche perché ho avuto questa bella sensazione per 4 giorni che, vedendo voi ragazze e ragazzi, insomma, nelle vostre mani il mondo sia in buone mani. E quindi grazie tantissimo di questo. E per dare l'avvio alla nostra
avventura di oggi, che Rossana racconterà insieme ai sei atelier sul palco, volevo lanciarvi la proposta di ascoltare ogni atelier come un racconto, dalla prima all'ultima parola, e riservare il nostro applauso alla fine dell'atelier. In fondo, appunto, è come quando si sente una storia, si vuole seguire ogni sviluppo ed è anche bello a volte ascoltare i contrasti, gli accostamenti, persino i silenzi che ci sono a volte tra una musica e l'altra, e lasciarci trasportare fino alla fine di ognuno di questi sei viaggi. Vi auguro di essere molto felici oggi pomeriggio di quello che cantate voi e di quello che cantano gli altri, di portarvi questa gioia nel cuore fino a Montecatini 2024. Buon concerto a tutti. E prima di iniziare ancora un ultimo saluto, ma è quello che noi faremo a tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming live da tutta Italia, che sono probabilmente i vostri amici, i vostri parenti e magari anche i vostri direttori di coro a casa, appunto. Quindi un grande saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming, questo applauso è per voi. E iniziamo quindi questa storia. L'avventura corale che iniziamo adesso è un'avventura che si potrebbe iniziare camminando, comunque spostandoci, muovendoci, correndo, spostandoci con qualche mezzo, oppure marciando. Ed è marciando che inizia l'atelier di Davide Benetti, The Armed Man, l'homme armé, l'uomo armato. L'uomo è spesso armato, lo vediamo anche oggi, è qui che parte l'idea di questo atelier, nella messa di Carl Jenkins, che si basa su un motivo che era molto popolare in epoca medievale, questo homme armé, che incitava ciascuno ad armarsi e partire. E così partiranno anche i partecipanti a questo atelier. Dal 300 ai giorni nostri poco è cambiato, ma questo è un percorso diverso. In questo percorso che non è anche nel tempo, ma non soltanto nel tempo e soprattutto nell'anima, allora l'uomo si arma, incita alla guerra, si sentono questi echi di guerra, li sentirete nell'atelier, ma nel percorso piano piano inizia una via d'uscita, la via d'uscita inizia attraverso la preghiera, una preghiera che richiama i modi del gregoriano, quindi sono in questo caso echi antichi, ma iniziano ad essere echi di pace. Ed è proprio così che terminerà questo primo capitolo del nostro viaggio, di nuovo con un ritmo cadenzato di marcia, ma dal quale, più luminoso, si innalza l'Agnus Dei con il suo messaggio, Dona Nobis Pacem. Thank you.
E loro erano i ragazzi e le ragazze armati per la pace dell'atelier di Davide Benetti. Hanno cantato il coro del Liceo Musicale Newton di Chivasso, diretto da Sara Bardino, il Soleri Bertoni Choir dell'Istituto di Istruzione Superiore Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, quel direttore è Enrico Miolano, e il coro del Liceo Musicale Manzoni di Varese, diretto da Carla Laricca. Grazie a tutti gli insegnanti che hanno creduto nel Festival di Primavera e gli hanno fatto vivere questa bella esperienza. Ma adesso la nostra storia continua. Avete ascoltato echi di guerra e echi medievali. E rimaniamo in questo ambito, rimaniamo nel Medioevo per conoscere un popolo bellicoso, un popolo che arriva dalla Scandinavia e dal nord della Germania. Si chiamavano vichinghi. Era un popolo di grandi e abili navigatori, un popolo guerriero del quale si poteva a ragione avere paura, dei colonizzatori, dei saccheggiatori. E i vichinghi però sono noti per le imprese belliche, ma il loro nome, vichingo, significa colui a cui piace viaggiare, esattamente come noi. E il programma che ascolteremo è una mappa dei luoghi che i vichinghi hanno raggiunto, dalla Scandinavia al Nord America, dai Balcani alla Scozia e all'Inghilterra. E pensate che anche uno di questi brani, il brano che arriva dai Balcani, è una prima esecuzione in epoca moderna, perché da almeno un secolo non lo si ascoltava, per cui lo ascolteremo oggi su questo palco. E per ascoltare, dopo la marcia dell'Homme Armé, il ritmo vichingo, abbiamo invitato un vero vichingo con noi, Kjetil Åman.
Thank you.
E al Teatro Verdi di Montecatini sono arrivati i Vichinghi, che nello specifico erano il coro unisono del Liceo Scientifico Volterra di Ciampino, diretto da Fabio De Angelis. Il coro Mamiani del Liceo Ginnasio omonimo di Roma, diretto da Ludovico Versino. Il coro giovanile del Liceo Scientifico Oberdan di Trieste, diretto da Alessandra Esposito. E il Copernicoro del Liceo Scientifico Copernico di Udine, diretto da Serena Vizzutti. Ci siete in sala? Fatevi sentire perché non vi vedo. E qui si sono vuotate le prime file perché stiamo per iniziare un nuovo viaggio che in qualche modo è collegato a quello precedente. Il nuovo capitolo di questa storia nasce in America, ma anche in Europa. Adesso abbiamo disegnato, come avete visto, la mappa delle scorribande vichinghe che sono arrivate anche appunto fino all'America. E l'America era territorio inesplorato nel 400, che è l'epoca della quale parleremo adesso. E qui inizia la nostra storia. È una storia di esplorazioni avventurose per i mezzi che c'erano all'epoca, per le conoscenze che c'erano. Sono storie di mare, di scoperte, di sogni visionari che spingono ai limiti del possibile e del conosciuto. Questo nostro percorso inizia nella Spagna del 400, sotto l'ombra austera dell'Inquisizione. Parleremo infatti del coraggio di Cristoforo Colombo, che veramente con uno slancio visionario prende il largo con le caravelle, credendo di raggiungere, come sappiamo bene, le Indie. E magari invece, inseguendo un obiettivo che era un altro all'inizio, si può scoprire un paradiso terrestre. E allora imbarchiamoci anche noi in questa avventura dall'Europa all'America attraverso l'oceano alla conquista del paradiso. E il nostro esploratore e la nostra navigatrice sarà Serena Marino.
Facendomi spazio in questa foresta di voci, devo dire che abbiamo raggiunto alla fine i Caraibi, mentre siamo partiti alla conquista del paradiso, dal titolo del famoso film di Ridley Scott, del quale poi abbiamo ascoltato anche una parte della colonna sonora di Vangelis. E con noi si sono imbarcati il coro del Liceo Classico Musicale delle Scienze Umane Rinaldini di Ancona, diretto da Marco Guarnieri, il coro polifonico del Liceo Musicale della Valle di Cosenza, diretto da Saverio Tinto, e il coro del Liceo Musicale Sigonio di Modena, diretto da Marco Bernabei, e il direttore di ateliera Serena Marino. C'è un po' di traffico qui in America. Ce la facciamo? Alla conquista del backstage. Beh, l'America è stata la nostra destinazione in questo caso e in questo, di questo equipaggio ha fatto parte anche chi fa parte degli equipaggi di tutti gli atelier di questo festival, ovvero il pianista Loris Di Leo, che adesso non vedo ma c'è, e gli facciamo un applauso per tutto il lavoro che ha fatto. Loris, questo è per te, dovunque tu sia. Loris, ce l'hanno con te. Ha avuto parecchio successo, mi pare. Quindi marciano i soldati, come abbiamo visto, navigano i vichinghi e gli esploratori aprono nuove strade, a volte con esiti inaspettati, come è stato per Cristoforo Colombo. Ma l'uomo cammina anche senza aver bisogno di fare scoperte, come in questo caso, o di depredare paesi. E ci sono brani che parlano di questi popoli in perenne cammino, di situazioni in cui la musica viaggia attraverso le persone. È un repertorio molto vivo, dai temi sempre attuali e che si presta a mille riletture. La musica che ascolteremo è piena di contaminazioni, di impronte linguistiche e culturali, i popoli che si mescolano, che si incontrano, che si intersecano. Sono storie di conquistatori, di pellegrini, di migranti che hanno lasciato e lasciano tuttora al loro passaggio delle tracce, come abbiamo detto, anche musicali. E ascolteremo un programma che dà un sapore etnico, ma così, senza radici, farà emergere il tema della nostalgia, un tema molto vicino proprio ai popoli migranti, in un canto abruzzese che ascolteremo su questo palco, per arrivare poi infine alla tradizione del popolo Rom, un popolo migrante per natura. Alla fisarmonica ci sarà Anna Palumbo e la musica migrante ci viene presentata da Elide Melchioni. Thank you.
nebbia alla valle, nebbia alle montagne. Nelle campagne non ci sta nessuno. Addio, addio amore, addio, addio, addio.
Questa era la travolgente musica migrante di Elide Melchioni e hanno migrato verso nuovi lidi corali il coro pop MIBE del Liceo Artistico Musicale Coreutico Misticoni Belisario di Pescara, diretto nella vita normale da Cristina Dizio, coro Carducci dell'Istituto di Istruzione Superiore Carducci di Roma, diretto da Valentina Gagliardi, il coro Morgagni del Liceo Scientifico Morgagni di Roma, del direttore Valentina Gagliardi, e il coro Ebel del Liceo Classico Legnani di Saronno, diretto da Raffaele Cifani. Grazie ragazzi. E sullo sfondo vediamo già le immagini del prossimo atelier. Tutte le immagini sono state curate, come sapete, dalla squadra della Obos Factory, che sta anche riempiendo di bellissimi video e foto i social media di Feniarco, quindi avrete dei fantastici ricordi da portare a casa e da conservare. Mi raccomando, seguiteci. Chi migra viaggia nello spazio, ma viaggia anche dentro di sé. E adesso inizieremo, nel prossimo capitolo del nostro viaggio, a migrare all'interno dell'anima. E senz'altro l'amore è un modo bellissimo, a volte doloroso, di migrare dentro di sé. E costruiremo una storia d'amore attraverso il simbolo della rosa, da secoli un simbolo di giovinezza ed amore. Si rincorre il desiderio attraverso i secoli, partendo proprio da questa vermiglia rosa che va colta nel momento giusto. Ma poi arriva l'inverno e la canzone chiede: mi amerai ancora se la neve coprirà le rose? Dopodiché arriviamo a quello che è un simbolo religioso, la rosa mistica, e il confronto tra il giglio e la rosa, una simbologia ricchissima che rappresenta nuovamente la gioventù, quella dei ragazzi del Festival di Primavera, e l'amore, anche l'amore che provano verso la musica corale o che hanno scoperto in questi giorni. E alla fine arriviamo a un amore che è un amore da cartoon, un amore da fiaba, una fiaba gotica francese, che è La Bella e la Bestia. Ed è una storia dove la rosa è il simbolo stesso di un rapporto salvifico, forse, e che dura nel tempo. Quindi questa rosa del desiderio immaginato, cercato, desiderato, trova compimento in quest'ultima storia, in una favola che parla di un amore che supera ostacoli, apparenze e pregiudizi. Seguiamo quindi la rosa in questo delicatissimo atelier che è stato curato da Luca Scaccabarozzi.
Ma che meraviglia, è rimasto un prato di rose qui sul palco del Teatro Verdi di Montecatini. E le dovete cogliere ovviamente, perché così dice il titolo dell'atelier diretto da Luca Scaccabarozzi. Che belle emozioni, grazie mille. E abbiamo detto appunto la rosa come simbolo di amore, di giovinezza. Loro non hanno bisogno di simboli perché questo lo portano nel volto. E grazie mille di essere stati con noi al coro giovanile dell'Associazione I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto da Salvina Miano. Il coro che non c'è ma c'è e come, dell'Associazione De Canto di Roma, diretto da Ludovico Versino. Il coro del Liceo Classico Cairoli di Varese, il coro del Liceo Scientifico Ferraris di Varese. Facciamo a gara adesso, entrambi diretti da Raffaele Cipani. Li trovo vivaci. E siamo arrivati all'ultimo atelier. Abbiamo detto che abbiamo iniziato a viaggiare dentro l'anima, e questo è un atelier che entra nel profondo. Infatti ci faremo trasportare dal suono alla ricerca di queste connessioni nelle profondità marine, sulla traiettoria di un volo lunare, oltre le barriere, le diversità e gli ostacoli. Sarà nell'intenzione del direttore dell'atelier Tobia Tuveri un passaggio dal buio a un mondo in cui si è liberi di volare. Il punto di partenza di questo atelier è un luogo dove tutti parlano senza comunicare, tutti sentono senza ascoltare, ma proprio nelle profondità avviene una trasformazione. Abbiamo perso qualcosa di prezioso, ma si sta trasformando, perché le ossa si trasformano in coralli e gli occhi in perle. E guardando in alto vediamo un cielo azzurro per prendere il volo in un mondo libero, senza ostacoli. E ancora più su di questo cielo, dopo questo cielo azzurro, appare la luna, uno spiraglio di luce nella contemplazione. E ascoltiamo quel brano, Fly Me to the Moon, che è stato ascoltato anche dagli astronauti dell'Apollo 10, quando il primo uomo mise piede sulla luna, verso la conquista dei propri sogni. Un passo oltre, Tobia Tuveri. Thank you.
Thank you.
ragazzi, we love you to the moon and back, possiamo dire veramente in questo caso, e questo era l'ultimo coro, l'ultimo atelier di questa edizione del Festival di Primavera, e hanno fatto un passo oltre, ma in realtà molti passi in più fino alla luna insieme a Tobia Tuveri, i Sicily Voices di Palermo, diretti da Raffaele Nicastro, il coro Albertelli del Liceo Classico, ma non so perché me l'aspettavo, diretto da Ludovico Versino, e il coro del Liceo Classico Stellini di Udine, diretto da Laura Dall'Aglio. Siete da meno, vero? E sono stati con noi in questi giorni, sono anche con noi in sala oggi tutti i membri del direttivo di Feniarco, oltre al presidente Ettore Galvani che avete conosciuto in questi giorni, anche i vicepresidenti Luigi Gnocchini e Vicente Pepe, ci ha fatto visita anche il presidente dei cori dell'Abruzzo Gianni Vecchiati ed è con noi anche Moreno Signorini, il presidente dei cori toscani, e grazie alla Toscana che ospita questo evento meraviglioso che è il Festival di Primavera. Ma ora, dato che sono arrivati i saluti, è giusto che tutti i vostri docenti ricevano un grandissimo applauso, li chiamerò uno per uno, state fermi, perché meritano di salire su questo palco e li vogliamo vedere tutti qui schierati. The Armed Man, Davide Benetti, Ritmo Vichingo, Kjetil Oman, La Conquista del Paradiso, Serena Marino, Musica Migrante, Elide Melchioni, Cogli la Rosa, Luca Scaccabarozzi, Un Passo Oltre, Tobia Tuveri, e il pianista del festival, Loris Di Leo. Il gioco è che dovete continuare ad applaudire finché non finiscono le scatole. Ancora una. Forte, più forte. E il nostro capitano Carlo Pavese. Grazie, ho avuto anch'io la scatola, che bello. Senza queste 7 meravigliose persone sul palco e voi 700 meravigliosi cantori e cantrici, questo festival non si sarebbe potuto fare. Ma anche senza tutto lo staff della Feniarco e i volontari che lavorano al festival. Quindi li vorrei nominare tutti e quelli che possono vengono sul palco che si meritano un applauso oceanico. Marco Fornasier, Anna Rita Rigo, Alessandra D'Andrea, Rossana Pagliaga, Pier Filippo Rendina, Davide Poggiolini, Gabriele Bosonin, Chiara Broggini, Monica Concato, Fabio De Santis, Chiara Ritelli, Lucia Vinzi, Fabrizio Argiolas, Andrea Caruso, Luigi Marmo, Dario Renda, Aldo Galelli, Marcello De Martino, Enzo Rampolla, evviva! È stato un privilegio poter lavorare con voi e per voi e ci vediamo, speriamo tutti e ancora di più, al Festival di Primavera 2024. Arrivederci, grazie! Paura di non riuscire.
conoscerti mai più. Non credo più alle favole. Bye.